FSP Polizia, impegno, rispetto, dignità, nel fango di Ischia e nelle strade di ogni città. FSP Torino, convegno Baby Gang, origini e analisi di un fenomeno in crescita. Intervista a Luca Pantanella. Ruoli tecnici, procede ricorso al TAR Lazio contro il mansionario. Buongiorno e bentornati a FSP TG News, un TG particolarmente ricco di notizie e di interviste, questo che stiamo iniziando, e quindi lasciamo subito la parola a Luca Pantanella, segretario generale provinciale di Torino, che ci racconta del convegno sulle baby gang organizzato proprio in quella città. Proseguiremo poi parlando anche del convegno che si terrà a Teramo sulle nuove mafie, ma senza scordare il concorso per 1141 vice ispettori. Novità anche importantissime dal Comitato Nazionale Tecnici di FSP Polizia di Stato, perché un primo passo positivo proprio nel ricorso al TAR che abbiamo promosso. Lasciamo subito quindi la parola alle notizie del nostro TG. E come dicevamo in apertura, la FSP Polizia di Stato di Torino ha organizzato un convegno dal titolo Baby Gang, origini e analisi di un fenomeno in crescita, purtroppo non solo nei centri urbani più grossi, ma fino nelle realtà provinciali più piccole. Questa etichetta di Baby Gang viene appiccicata a qualsiasi fenomeno di delinquenza o di criminalità o di devianza giovanile che va a interessare anche molti coetanei. Quindi un fenomeno sicuramente da approfondire, da studiare, sulla quale reagire. Ma ci dice tutto Luca Pantanella. Abbiamo scelto questo argomento semplicemente perché è un argomento che è importante e ovviamente ha coinvolto anche la nostra nazione, come già accaduto all'estero, in diversi paesi. I giovani che sono coinvolti sono maggiormente ragazzi dai 15 ai 17 anni, con l'intervento a volte di qualche maggiorenne. Partiamo di ragazzi che appunto non hanno fiducia negli adulti, non hanno fiducia nella famiglia, quindi hanno un desiderio di crescita, un desiderio di avere una ricchezza anche materiale, quindi si comincia a fare delle azioni di bullismo nei confronti dei ragazzi che magari nella stessa scuola, nel quartiere, vestono bene, quindi il desiderio di emulare, di ottenere anche con la violenza ciò che non hanno. Molti ragazzi sono italiani, molti invece sono stranieri di prima e di seconda generazione, quindi andiamo già a diversificare il tipo di appartenenza a queste gang. I ragazzi non hanno fiducia degli adulti, hanno fiducia nel gruppo, si creano una seconda famiglia che è questo gruppo, che tendenzialmente è intorno alle una decina di persone, e fanno riferimento tra di loro per ottenere quello che vogliono. Diciamo che il fenomeno che è più forte nel centro-nord è un fenomeno che va a cercare, appunto in questo tipo di ragazzi, di ottenere queste piccole violenze, rapine, bullismo nei confronti dei coetanei. Altro invece fenomeno che è ancora più preoccupante, che ovviamente abbiamo già assistito, sono nel centro-sud i ragazzi che invece per senso di appartenenza a famiglie aderiscono a gruppi che poi sono invece comandati e affiliati ad organizzazioni criminali, e quindi qui abbiamo un'evoluzione invece della violenza con ovviamente rapine non solo a ragazzi, ma abbiamo proprio un livello maggiore di violenza contro appartenenti di altre società, di negozianti, di commercianti. Qui a Torino cominceremo ad affrontare questa discussione, perché è giusto che ovviamente tutti ne prendano coscienza, ma anche perché molto spesso quando questi ragazzi vengono arrestati difficilmente gli si dà l'associazione delinquere, quando invece sono proprio organizzazioni ovviamente che sono piccole band che arrivano appunto anche a oltre intorno alle 10 persone. Quindi noi abbiamo preso spunto da un'inchiesta giornalistica che ha fatto il giornalista Massimiliano Peggio, che è sista della Stampa. Ci sarà il presidente del Tribunale dei minorenni di Torino, il dottor Stefano Scovazzo,
E ci sarà anche, tra l'altro, l'assessore Gianna Pentenero, che è l'assessore di Torino per la politica della sicurezza, coordinamento appunto per le politiche della multiculturalità e appunto della polizia municipale. Noi ci cioè, attendiamo ovviamente che ci sia un'evoluzione anche dal punto di vista normativo, perché questo fenomeno in realtà viene ancora visto con gli occhi di un passato che ormai sta diventando un trapassato remoto dal punto di vista delle norme che portano il minore ad essere non imputabile completamente di fatto fino ai 18 anni. Ed è quello che i nostri servizi di controllo del territorio si sentono dire in faccia proprio da questi ragazzi quando vengono fermati, quando vengono arrestati, quando vengono perquisiti. Sì, questo purtroppo è il male della nostra legislazione, perché c'è un senso di impunità dovuto al modo in cui la giustizia in Italia, a volte molto spesso anche per la carenza di strutture carcerarie, ovviamente tende a diminuire quelle che dovrebbero essere a volte le sanzioni che devono ovviamente subire chi delinque e chi sbaglia. È importante ovviamente una rivisitazione del sistema penale, è un lavoro ovviamente importante che io spero il governo che è entrato in questo momento possa cominciare ad affrontare. Sicuramente c'è da fare un investimento sul personale della polizia penitenziaria, sulle strutture carcerarie, dove ovviamente anche con modelli nuovi di inserimento e quindi di educazione, bisogna, ovviamente cercare di intervenire. La risposta, attuale, dove, e si è carenti perché si è poco imputabili, ovviamente non fa altro che rinforzare queste persone perché sono consce che comunque la faranno franca. Ecco, questa è sicuramente una situazione su cui bisogna intervenire e bisogna cambiare. La polizia molto spesso interviene, oggi proprio sul fenomeno delle baby gang, si arriva quando accade, ormai si arriva tardi perché noi andiamo a cercare di fermare un fenomeno e a reprimerlo. Quindi spetta alla società, alla politica, cercare di prevenire questi fenomeni con le possibilità che ho già citato, e quindi di cercare di inserire e non far rompere questo cerchio che è la famiglia, la scuola e le istituzioni. Bene, allora noi non possiamo che ovviamente complimentarci per il convegno e per il tema che è stato scelto, che farà sicuramente da apripista per dare uno sbocco anche politico rispetto a quella che è una problematica di cui, come sempre, i poliziotti si accorgono per primi, ma purtroppo la società stenta a intervenire con i tempi che sarebbero necessari. Quindi congratulazioni per il convegno e per i relatori, tra cui ovviamente l'intervento e il saluto anche del nostro segretario generale Walter Mazzetti, che sarà presente alla giornata. Grazie ancora per il tuo tempo, Luca, e ci sentiremo ovviamente anche per un resoconto dettagliato di questa giornata. Grazie, grazie a te. Concorso a 1141 vice ispettori, la pubblicazione della banca dati, l'inizio delle prove orali il 20 di gennaio non sono una novità di questa settimana. Tutto questo era già stato calendarizzato nella riunione del 9 novembre scorso. Infatti è anche in quella sede FSP Polizia ha ribadito la propria contrarietà alla prova orale, ovvero sia la necessità che ci sia un intervento normativo anche fino all'ultimo momento per poterla scongiurare e dare l'idoneità a tutti coloro che hanno superato la prova scritta. Stiamo parlando di circa 3.000 collegi e quindi siamo ben lontani dal poter ripianare gli organici dei vice del ruolo degli ispettori, che ha bisogno di concorsi che vengano immediatamente emanati anche per poter sopperire alle mancanze dei prossimi anni dovuti ai pensionamenti. Non c'è tempo da perdere. Questa è quindi la posizione e la situazione ad oggi che continuiamo a monitorare grazie ai nostri coordinamenti nazionali e ovviamente alla nostra segreteria nazionale. Un'altra importantissima iniziativa organizzata da FSP Polizia di Stato si svolgerà a Teramo, organizzato dalla locale segreteria provinciale, il convegno in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo dal titolo Le metamorfosi delle mafie, le nuove sfide criminali. L'appuntamento è per lunedì 12 dicembre alle ore 10 presso l'Aula Magna del Polo Didattico Silvio Spaventa dell'Università di Teramo.
Il convegno a cui parteciperanno illustrissime personalità del mondo giuridico e accademico vedrà anche la partecipazione e l'intervento del nostro segretario generale Walter Mazzetti. Le conclusioni sono affidate a Vittorio Rizzi, vice direttore generale di IPS, che presenterà anche il libro Investigare 4.0. Si è svolto anche il secondo corso di guida sicura organizzato dall'FSP Polizia di Stato di Padova, grazie all'Accademia BMW Guidare e Pilotare presso l'autodromo di Misano Adriatico. Una giornata di formazione teorica e pratica che ha visto i colleghi impegnati con istruttori professionisti dell'Accademia della BMW a effettuare manovre e comprendere ovviamente quali sono le situazioni più a rischio. Una giornata quindi un grande successo, lasciamo la parola al video riassuntivo girato proprio al termine della serata a Misano Adriatico. E anche questa serata abbiamo terminato il corso di aggiornamento guida sicura qui a Misano Adriatico in collaborazione con l'FSP, Sindacato Polizia di Stato Veneto. Spero che la cosa sia stata di gradimento per i partecipanti, per i colleghi e soprattutto di utilità per avere acquisito una maggiore, diciamo così, conoscenza della guida sicura. E oltre ad essere utile per il servizio, anche utile per la nostra guida nel quotidiano. Grazie della vostra partecipazione e ci vediamo prossimamente. Grazie a tutti. Saluti da Misano Adriatico. Un primo passo avanti decisamente positivo, il ricorso proposto al TAR del Lazio da parte della Segreteria Nazionale di FSP Polizia di Stato contro il mansionario dei ruoli tecnici promulgato dal ministro Lamorgese. Il giudice infatti ha disposto che l'amministrazione debba fare una puntuale relazione dei fatti in causa, corredato dagli atti e dei documenti in base ai quali il provvedimento è stato emanato. E tra questi ovviamente anche il parere delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e quindi il parere anche quello particolarmente critico e negativo che FSP Polizia di Stato ha espresso immediatamente contro il mansionario, dovendo poi giungere proprio a rappresentare dinanzi al TAR del Lazio le proprie ragioni. La prossima udienza è prevista per il 7 marzo 2023. È ormai imminente l'avvio della stagione invernale 2022-2023 ed è stato pubblicato l'elenco redatto dalla commissione incaricata della valutazione dei titoli e dei punteggi per coloro che saranno impiegati nelle stazioni sciistiche durante l'inverno. L'elenco è consultabile tramite le nostre segreterie provinciali e regionali. Grazie a tutti voi per l'ascolto e grazie all'Ufficio Media e Comunicazione che ha curato anche oggi la parte tecnica e il montaggio dei video. Io vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova edizione del vostro FSP TG News. Grazie ancora e arrivederci.